Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Abbiamo per voi un unboxing oggi, l'ha preso Marco, l'ha preso su End, sito che vi consigliamo di andare a vedere. È una Jordan reinterpretata, devo dire, ho dato una sbirciatina, materiali della Madonna, andiamo a vederla, particolare, perché non passa inosservata. Partiamo subito dal box. Abbiamo qui oggi Guzma e Sanga, special guest, che stanno anche filmando. Ciao. Sono alla produzione e ciao, alla regia. Il box è particolare, ti piace Guzma? Bello! Un po' diverso dal solito. Defetto! Ricorda quello delle Union. Andiamo a vederlo nel dettaglio, avvicina la telecamera, partiamo, via! Yeah, what you know about a kid who get a super duper wavy? Got a mama named Leslie. Super hot skinny jeans with a tank tee. What's the rush girl, need to get comfy. I like your Ray-Bans off. Got some nice blue eyes that you need to show off. I've been on for a while now, develop a style now. Sun shining bright, so it's bringing the vibes out. Gotta get up, let it sound, making up a smoothie. Strawberry blonde hair, you a fruity one. Browsing Netflix, looking for a movie. Had a show last night, it was so fun. Wake up on the ocean, need to send a tweet out. Sleeping on a futon, need to stretch my back out. Shout out to people in the bay. Never got the okay to be what I wanted. No keeping it sunny with rain falls. Bam ragazzi, eccole qui. Solito 360. Adesso una scarpa la lancerò a voi, così mi aiuterete a riconoscere tutti gli animali, tutta la pelle di tutti gli animali qui presenti, che non sono pochi, devo dire, e certi anche sconosciuti e più. Partiamo dalla descrizione del top, ragazzi. Abbiamo il top classico del Jordan 3 in tutto questo black, con questa pelle che è pelle di pitone. Ma no, cavolo, è di coccodrillo quella lì. Questo è coccodrillo secondo te? Sì, coccodrillo. Oh, quella lì è coccodrillo. Coccodrillo, partiamo dal coccodrillo. Pelle a detta di sangue di coccodrillo, famosa pelle di lucertola che c'è una vabbè ragazzi, correggete sangue per favore. Pelle di lucertola, è realizzata molto bene. Il top, qua davanti la punta, questa è ancora coccodrillo, serpente, pitone, pitone, guarda che bella, guarda che bella. E questa a palletti è? Questa a palletti non lo so, questa qui ragazzi, ce l'ha ancora. Struzzo. Struzzo, pelle di struzzo, fantastico, qui abbiamo tutta la savana. Vedete l'interno della scarpa? Qua dietro questo accento di verde, sopra il giallo plastica con il logo Jumpman Air. Cosa abbiamo qua? Che pelle è questa qua verde? Verde sarà... È iguana. Iguana. Iguana, okay, è classico, si sa. Quell'altro, quello che cambia colore, come si chiama? Camaleonte. Sarà il camaleonte. Abbiamo le stringhe che sono lucide, nere, quelle che io odio perché non si allacciano mai, una volta che tu le allacci si slacciano dopo un po' che cammini. La linguetta, che pelle sarà? Elefante, perché no, è grigia. No, questa è proprio lucertola. Questa è lucertola, lucertola grigia, latte grossa lato, perfetto. Il nostro logo, il Jumpman, rosso cucito, quindi anche qui è realizzato molto bene, la qualità è molto buona. L'interno è quasi vellutato, con anche il rosso, qua dietro la linguetta, e la scritta, direi che c'è scritto Animal. E dalla tua parte, cosa c'è scritto? Instinct? No. Instinct 2. Esatto, perché la scarpa, stiamo parlando delle Jordan 3 Animal Instinct 2.0, la seconda versione. La scarpa viene anche con un laccio piatto rosso, scuro, e un laccio piatto giallo. Richiami del rosso sono anche presenti qui, sui lace holder, e qui dietro, richiami di rosso qui in alto, di giallo scusate, qui in alto, sempre nel lace holder. La midsole classica delle Jordan 3, la outsole color bianco con accenti di rosso scuro e giallo, che va a richiamare il laccio. Questa qui è color mocha, color caffè, sì, quasi direi di sì. Marroncino, sabbia scuro, sabbia scuro. Bene ragazzi, se siete interessati, prezzo di retail era 197 euro. Resellano, Guzma, fammi un controllo, rapido controllo. Allora, resell siamo tra i 2,20 e i 2,40. Bene, quindi se siete interessati, naturalmente le trovate ancora a un prezzo abbordabile. Come taglia vi consiglio di andare sulla vostra taglia per le Jordan 3. Non andate tanto giù perché dopo un po' stringono. Io vado generalmente sul mio 9, Marco è andato sul suo 8. Adesso le buttiamo ai piedi, così vedete come calzano, vi facciamo un fit review. Però prima vogliamo non solo la vostra opinione, che la scrivete qua sotto nei commenti, ma vogliamo l'opinione di due veramente incompetenti delle scarpe, incompetenti delle scarpe. Sanga e Guzma, cosa ne pensate?
Alessandra, vai. Partite con una recensione di una scarpa particolare, devo dire, perché è una reinterpretazione, c'è dentro un po'... Allora, non mi piace perché è troppo bianca la suola, okay, rispetto al resto. Poi troppo si vede che questa pelle non è veramente coccodrillo. Ah, ok, non è lucerta, non e si vede che... Poi non mi piace perché dentro ha questo rosso lucido che sembra la roba di un pappone. Della bara, a me ricorda un po' la bara. Invece non è vero, no, a me il rosso lucido interno piace, ricorda la seta, ragazzi. E questo è un po' un purpurì, diciamo, cioè un po' di tutto. Purpurì è una bella parola che utilizzo spesso e che mi hai appena rubato. Comunque, realizzate molto bene le cuciture, fatta bene, non ci sono flows, non ci sono, diciamo, particolari. Bray, c'è sangue che ci sta chiedendo cosa vuol dire flows, comunque fa niente. Bella, una bella scarpa, bel concept, mi piace, è particolare perché non è facile da indossare, direi, con un jeans nero. Io metterei invece jeans nero e una maglietta un po' colorata. Puoi metterla con i calzoncini corti, scusi. Sì, anche con i calzoncini corti, non è una scarpa prettamente estiva, ecco, diciamo. Ragazzi, vogliamo la vostra opinione, come sempre, qui sotto nei commenti. Andate a seguirci anche sulla pagina Instagram, PAM. Ricordiamo che 10.000 iscritti, faremo un giveaway, probabilmente delle magliette in test, che Sanga adesso sta indossando. Sanga, dai, vieni dentro nel video, Sanga, vieni. Vieni qua, in tutta la tua bellezza, eccola qua. 10.000 iscritti avrete questa maglietta, forse più un'altra, che è un logo un po' diverso. Questa è una maglietta di test, per cui... Questa è una L. È una L, sì. Bene, ragazzi, on fit review e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ray Charles, I was blind to the fact that every word you say makes an impact. Breathe, living with this, getting so wavy and feeling the breeze. Looking really cute when she upset. Had a nice combo by the sunset. I just tried to find peace in the parking deck. 15-hour days, man, I really need a road trip. I got sweet tea in my drink. I have sun all up in my eyes. I got full gas in my tank. I have summer on my mind. I got sweet tea in my drink. I have sun all up in my eyes. I got full gas in my tank. I have summer on my mind. Looking for a road trip. Really need to get out. In-N-Out burger with cheese. Lettuce.